Benvenuti cari appassionati, grazie per aver scelto di seguire con noi una delle sfide più attese di tutto il calendario calcistico. Non è certo un match per i deboli di cuore, basta ascoltare il clamore dei tifosi di entrambe le parti, qui sulle tribune. Ci troviamo di fronte a un conflitto fra due fazioni contrapposte da una rivalità senza fine. E in effetti questa partita nel corso degli anni e nel susseguirsi delle stagioni non ha mai perso la propria intensità, per quante volte si siano scontrate queste squadre. Che complesso magnifico! È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Dovrebbe in teoria trattarsi di una partita amichevole, ma visti i protagonisti in campo direi che possiamo aspettarci qualcosa di più. Beh, sappiamo bene cosa aspettarci da queste due squadre ogni volta che si incontrano sul rettangolo di gioco. La sconfitta è semplicemente un'opzione da non prendere in considerazione quando si affrontano i rivali di sempre. Prepariamoci a una partita tesa e frenetica, a prescindere dall'importanza della posta in palio. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Io credo che sarà decisivo un attaccante, Lukaku. Con il suo fisico eccezionale può fungere da terminale offensivo, però per la sua struttura fisica, Fabio, possiede anche una buona velocità e una tecnica assolutamente da non sottovalutare. Spesso attacca la zona fra il difensore centrale e il terzino per crearsi lo spazio per andare al tiro. Cercherà sicuramente di far comparire il suo nome sul tabellino dei marcatori oggi. Cerca l'uomo là davanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ramsey. Prova a lanciare il compagno. Cristiano. E il palo salva il portiere. Barella. Darmian. Gioca una palla lunga. Palla intercettata. Skriniar. Adesso, Fabio, c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì, Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti al centro o per cercare di mettere palloni pericolosi in mezzo. Brozovic. E ora deve concludere. Luca! Parata di Szczęsny. Che classe! Ottimo salvataggio! Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Va di testa! Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Demiral. Nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol. Scatta verso il pallone. E va a colpire di testa. Colpo di testa che si perde sul fondo. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Vidal. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Morata. Una buona palla, spazio per cercare il varco. Se ne va. Pronto al tiro. Salva Andanovic. Spazza il più lontano possibile.
fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Barella. Lautaro Martinez. La gioca sulla destra. Lautaro Martinez. C'è spazio per... Prova a tirare. Segna lui. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca distinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. E il risultato si sblocca, 1-0. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari, questo è sicuro. E adesso per noi viene il bello. Prova la giocata di fine. Ramsey. Arriva Cristiano Ronaldo. Morata, opportunità. Si libera la gara. Occhio alla... Salva Andanovic. Cristiano Ronaldo, palla dentro, c'è il gol! E raggiungono il pareggio, si ricomincia da capo. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza della difesa che è davanti. Si riparte di nuovo in parità. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito. Complimenti agli avversari, che reazione da grande squadra. Lukaku. Ottima la pressione difensiva. Cerca la fondo, palla al piede. C'è spazio, occhio! Riesce ad allontanare. Skriniar riesce a rubargli il pallone. Lautaro Martinez ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. E qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro. Il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. Passaggio intercettato. Brozovic schiaccia il piede sull'acceleratore e perde il duello fisico con l'avversario. Calcio di punizione per la Juventus. Demiral. Ramsey. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. C'è parata notevole, non era facile. La butta via e fa respirare la difesa. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. È tutta una questione di spirito di gruppo e di volontà di non mollare. È questo l'atteggiamento che i tifosi apprezzano di più. 1-1 dunque alla fine di questa prima frazione. E l'arbitro dà il via al secondo tempo. Si lancia in un'azione personale sulla fascia destra. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Hanno ottenuto un fallo laterale. Darmian. Provano a ripartire da dietro.
lungo passaggio in avanti. Darmian la gioca in profondità. Bentancur e trova il compagno e passa, prosegue nella sua corsa. Aiai, stanno correndo il tentativo verso la porta. La palla oltrepassa la linea di porta. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale. Ha fatto davvero tutto alla perfezione. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. E passano in vantaggio. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Decide di sfruttare la fascia. Occhio al traversone. Para con grande sicurezza. Brozovic! Ha sfruttato il suo estro per liberarsi per il tiro. Poi non è riuscito a calciare come voleva, secondo me. Attenzioni indesiderate e marcatura uomo. Vita dura per i fuoriclasse offensivi. Beh, adesso, come è giusto che sia, aumentano la pressione su chi ha già il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Da questo momento in poi le marcature saranno asfissianti. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Skriniar di forza. Scodella in avanti. Prova la giocata di misura. Cerca lo spunto. Lautaro. Parata di Szczęsny. Questo errore potrebbe essergli fatale. Arriva il cross di Lukaku. Darmian. Pallone lungo in verticale. Arthur. Buona la sua progressione, palla al piede. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Christian Eriksen avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Bentancur. Cerca spazio. Si spinge in avanti. Chiesa! Salva Andanovic. Si libera della palla ed evita complicazioni. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Non riesce a mantenere possesso. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Palla a Lukaku. Christian Eriksen ha la possibilità di andare verso la porta. Lautaro Martinez. E con questa la palla. Lautaro Martinez, occhio al tiro! A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. La vittoria è nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Perisic. Alla peggio nello scontro di forza. Ottiene un buon calcio di punizione. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino.
approfitta per il lancio lungo e c'è un bel pallone in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Il portiere la calcia lontano. Finisce così, non c'è più tempo. E hanno dimostrato veramente grande caparbietà oggi, rimanendo concentrati nel momento più difficile e portandosi a casa la gara. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Anch'io ho partecipato a dei derby e vi posso dire che vincere è un'emozione enorme. Guarda i giocatori, la gioia incredibile nei loro occhi. Tanti sacrifici, la fatica, le sofferenze vengono tutte ripagate in un momento. È finito il tempo a nostra disposizione. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Sono io che ringrazio te, Fabio. Siamo sempre qua.